Allora, in questo video la balaustra l'abbiamo finita. Adesso vi spiego un paio di malizie che vi consiglio di utilizzare. Uno di mettere sempre il cemento. Poi se non lo volete vedere vi basta stare un po' più bassi del livello e compensare con la terra. Mi raccomando, dare sempre l'antiliguaina. Un'altra malizia, i piantoni, come vedete, sono stati tagliati leggermente in sbieco in modo che l'acqua non si fermi mai sopra il corrimano. Una leggera pendenza, in questo caso sono 5 gradi. Un'altra cosa importante, non forare mai di sopra per andarsi a fissare sul palo, ma entrare con il trapano dalla testata e si esce lateralmente. Inoltre, con la vite che va di traverso, sarà molto più difficile l'estrazione. Un'altra cosa molto importante che allunga la durata è il fatto che la vite da qua, quando ci nevica, il ghiaccio, l'acqua che gli rimane leggermente sopra, porta ghiaccio e fa gelare anche dentro. Quindi durerà molto meno, mentre in questo caso è completamente coperta e aumenta la potenza. Io ne ho messe due, una è sufficiente, poi dipende dalla grandezza della balaustra. Anche qui stavolta è tutto, mi raccomando, fate come vi consiglio. Ciao!